Ciao ragazzi, bentornati. Oggi sono un nuovo look in tinta col giallo del basso. Scherzi a parte, allora vado a rispondere alla domanda. Come avevo già detto nell'ultima lezione, ho fatto una specie di sondaggio dove chiedevo un po' di consigli, un po' di suggerimenti per nuove lezioni, quindi argomenti che siano utili e soprattutto per approfondire alcune cose che magari ho trattato meno o che magari vi premono di più e vi preme di più lavorarci. Quindi scrivete. Oggi vado a rispondere a una domanda che purtroppo mi sfugge ora il nome di chi l'ha fatta, nella quale mi si chiede come utilizzare le triadi. Scusate, vado a rileggere un attimo. L'utilizzo delle triadi nel walking. Allora, innanzitutto, lo dico così a titolo informativo, io ho fatto un libro completamente dedicato al walking, quindi partendo da zero, arrivando all'analisi di linee dei grandi bassisti storici, Ron Carter, Ray Brown, e altri. E, a parte questo, l'utilizzo delle triadi è proprio, probabilmente il primo concetto che si studia quando si inizia appunto a studiare la tecnica del walking. Ovvero, come sapete, il walking è un tipo di accompagnamento che praticamente dove il basso ha sia il ruolo ritmico, quindi di solito si scandiscono i quarti insieme alla batteria, e armonico perché siamo noi che soprattutto quando ad esempio il piano sta facendo un solo oppure il piano proprio non c'è, siamo noi che mandiamo avanti la baracca scegliendo le note su determinati accordi. Il primo metodo appunto per fare un buon walking è partire dalle cose più semplici, ovvero ad esempio tonica quinta su ogni accordo, tonica terza oppure le triadi, quindi tonica, terza e quinta. Di solito si prende un giro di accordi semplice per iniziare, come può essere il famoso 2-5-1 maggiore. Allora, anche oggi voglio prendere una base 2-5-1 maggiore, perché secondo me, diciamo, è la cadenza più utilizzata nel jazz e dintorni, e soprattutto è un'ottima partenza. Allora, andiamo a vedere cos'è il 2-5-1 maggiore. 2-5-1 maggiore è una cadenza dove gli accordi sono presi da un'unica tonalità maggiore, appunto 2-5-1 maggiore. Quindi, ad esempio, se io scelgo la tonalità di La maggiore, vado a prendere l'accordo costruito sul secondo grado, quindi sarà un Si minore, Si minore settima. Il quinto, accordo costruito sul quinto grado. In questo caso è un Mi settima, quindi avrò la tonica, la terza maggiore, la quinta e la settima minore. E l'accordo di risoluzione, che è un La maggiore o La maggiore settima. E questi sono i tre accordi su cui vorrei lavorare oggi. Quindi 2-5-1 in La, 2-5-1 maggiore di La, quindi suonerà più o meno. Due battute di La, poi una di Si minore, una di Mi settima e due di La. Mi serve preparazione, si chiama, tensione, accordo di settima, risoluzione, l'accordo sul primo grado. Questo è 2-5-1. Ovviamente se io scelgo un'altra tonalità, il ragionamento è lo stesso. Se vado in Si bemolle, prendo l'accordo costruito sul secondo grado, Do minore, sul quinto Fa settima, sul primo Si bemolle maggiore, e così su tutte le tonalità. Allora, restiamo là. Le opzioni di partenza per un accompagnamento in walking, come dicevo prima, possono essere anche semplicemente, può essere semplicemente l'utilizzo di tonica e ad esempio quinta. Quindi avrò Si
e fa diesis sul si minore. Ovviamente vi ricordo che le note, anche se sono due, si possono suonare in varie posizioni, in varie ottave, quindi in realtà suono sempre le solite note, però cambio posizione della tastiera e cambio ottave, quindi posso girare, posso suonare all'ottava sopra, eccetera, eccetera. Lo stesso con le terze, quindi un'altra opzione tonica, terza. Quindi sul si minore avrò si, re, sul mi maggiore, mi settima avrò mi e il sol diesis, tonica terza maggiore, e la e do diesis sul la, quindi tonica terza maggiore. Mi sono scordato di dire sulle quinte, dicevo si e fa diesis sul si minore, mi e si sul mi settima e la e mi sul la maggiore. Quindi nel primo esercizio che vi consiglio è quello di prendere la base in 251 maggiore, potete scaricare come sempre e lavorare semplicemente per modo di dire, usando queste note, quindi tonica, quinta su tutti gli accordi per un po' finché sono abbastanza fluido su tutta la tastiera, poi tonica, terza, eccetera. L'utilizzo delle triadi, qui vado un po' a rispondere alla domanda, non è altro che appunto l'unione di questi elementi che abbiamo visto, quindi avrò si, re e fa diesis sul si minore, mi, sol diesis e si sul mi settima, e la, do diesis e mi sul la maggiore. Come ho detto nella lezione precedente, due lezioni fa, io utilizzo la tecnica delle tre posizioni anche per le triadi, come per le scale. Quindi sul si minore posso partire dal dito indice, suonarla così, oppure al dito medio o dal dito minimo. Stesso su mi settima, mi maggiore, posso partire da una delle tre dita. E lo stesso su la. Questo mi permette di variare, combinandole e mischiandole, di suonare su tutta la tastiera. Vi ricordo anche che le triadi si possono suonare su un'ottava, ma anche su più ottave, ad esempio mi, sono partito da mi a vuoto, qui sono la prima ottava, proseguo, qui sono la seconda ottava, proseguo, qui sarei all'ottava ancora superiore. Quindi esercitatevi, come dice il buon maestro Massimo Morricone, che ha appena scritto un ragazzo sul mio forum, la cosa che serve di più nella musica sono le triadi, la conoscenza delle triadi. Concordo pienamente. Con le triadi si fa musica, si creano fill, si creano dei soli, si creano accompagnamenti funzionali, si scrivono brani e si fa anche un buon walking. Allora, andiamo a vedere questo walking. Quindi, studiate le triadi in tutti i modi che vi vengono in mente, discendenti, ascendenti, rivolti, non rivolti, tutto quello che ho detto nei miei libri, nelle mie lezioni precedenti. Metto la base, vi faccio vedere qualche esercizio che può essere utile. Come ho detto, sul 251 maggiore di là. Ecco, 3, 4, si minore, mi settima, la maggiore. La maggiore, due battute. Vado a suonare le triadi. Tonica, terza, quinta, tonica. Thank you.
solo note della triade. Ora cambio l'ordine delle note. Terza. Cambio ritmica. Eccetera. Allora, come vedete, già con l'utilizzo di tre note per accordo si crea un walking semplice ma abbastanza fluido, abbastanza scorrevole, abbastanza orecchiabile. Quindi è un'ottima partenza per poi aggiungere gli elementi piano piano, ovvero ad esempio potrei aggiungere la settima di ogni accordo, quindi verrebbe Si minore settima, quindi avrei il La in più alla triade. Al Mi settima aggiungo settima minore, quindi avrei il Re. E La aggiungo il Sol diesis, che è la settima maggiore. Quindi questo sarebbe un passo ancora in avanti, avrei quattro note per accordo da poter sfruttare. Ovviamente questo passo in avanti, come poi l'aggiunta di note di passaggio, aggiunta di cromatismi, l'aggiunta di scale, cosiddetto walking scalare, devono venire gradualmente, perché se non si ha bene in testa, anche solo tonica quinta, su tutti gli accordi, è inutile andare avanti e aggiungere roba. Quindi lavorate il giusto tempo, può essere mesi, settimane, anni, quello che è, ma meglio un walking suonato con due note per accordo che un walking con 6.000 scale senza fluidità, senza diciamo anche musicalità, ecco, diciamo così. Quindi le triadi, come dicevo prima, non sono utili e fondamentali solo in generi come il pop, eccetera, ma anche nel walking, nel jazz, si utilizzano e vanno utilizzate soprattutto per chi si avvicina alla tecnica del walking, per l'appunto. Quindi ragazzi, allora, spero di aver risposto in maniera più o meno buona a questa domanda. Sulle triadi ovviamente ci saranno altre lezioni perché è l'argomento più richiesto. Vi rinnovo l'invito a scrivermi quali sono anche le cover, tutorial o altri argomenti che vorreste approfondire, che io tanto mi sono segnato tutto e continuerò a segnarmi tutto, e poi nei giorni che ho più tempo le faccio più che volentieri. Non mi chiedete lo slap perché sono un negato convinto proprio, ma qualsiasi altra cosa penso e spero umilmente di potermela cavare. Vi ringrazio ragazzi, vi auguro anche una buona serata e al prossimo video.